Libertò, Saint-Tropez, 1909, olio su tela, Mosca, Museo Pushkin. Gli studi teorici di Charles Henry sono molto importanti per la definizione dello stile puntinista. Nel 1888 questi pubblica Circle Chromatique, in cui viene presentato un disco che studia scientificamente i rapporti tra i colori e le leggi per utilizzarli. Polsignac collabora direttamente con lui, componendo i bozzetti e i diagrammi illustrativi del libro. Prendendo come spunto i fenomeni della durata di un'impressione luminosa sulla retina, riempie lo spazio pittorico con piccole macchie uniformi di colore, poste l'una accanto all'altra. Il risultato operato dal nostro occhio e dalla nostra mente è la sintesi, la mescolanza ottica dei toni e dei colori. L'opera di Polsignac, che verrà studiata con attenzione dai divisionisti italiani, crea le premesse fondamentali per la nascita del fauvismo e suggestione agli espressionisti, i simbolisti, fino agli esiti più recenti della pop art statunitense. Ricordiamo di visitare sempre il nostro sito www.ilcappellodiirma.it.